trasmissione con Happy Moto Triumph Torino, GR Motor, Motorex. Bentrovati, nuova puntata di A Proposito di Moto. La domanda di oggi è: nuova o usata? La motocicletta si può comprare ovviamente sia perfettamente nuova sia usata, sono due mercati paralleli. Cerchiamo di capire pregi e difetti di ognuna delle scelte e lo vediamo con gli ospiti che vi presento. Alla mia destra c'è Luciano Bonivardo, ciao Luciano, Maurizio. Presidente del Motoclub Canguro, grazie di essere tornato qui con noi. A fianco a te Enzo Randazzo, ciao. Buongiorno. Enzo, appassionato motociclista, nonché tifoso del Toro, ma pazienza, nessuno è perfetto. A fianco a Enzo, il nostro ospite fisso, Federico Garibotti. Saluti cari a tutti. Appassionato motociclista, sì. Esperto di stile e musicista. Musicista, diciamolo, come da, perché comunque... Come da, da sponsor. Bravo. A fianco a Federico, il nostro amico Franco Daudo, giornalista, direttore attualmente, direttore di Moto Appassionati, questa nuova testata di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Web. Nuova testata web, motoappassionati.it, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa. Allora, comincerei con Enzo. Enzo, nuova o usata? So che tu hai fatto sempre la stessa scelta. La moto, come anche l'auto, ma soprattutto di più la moto, essendo un pezzo di cuore, come hai detto tu varie volte in fine di trasmissione, io l'ho presa sempre nuova. Ho preso sempre le moto nuove e probabilmente perché non ho avuto occasione di trovare qualche modello che valesse la pena, perché poi non è detto, non sì, sono non contrario, non è una preclusione sull'usato, esatto, bravo, sto dicendo, ma... non ho una preclusione sull'usato, e ho una preoccupazione sull'usato. Quindi, però essendo ricco te ne freghi e le compri nuove. Assolutamente sì, diciamolo, tanto è inutile nascondersi dietro un dito. Anche Luciano, no, è ricco, le compra nuove, no? Anche no, parlavo in genere. Luciano, tu come le compri? Un po'. Io compro nuovo, usato, secondo come il vento. I pregi dell'uno e dell'altro? I pregi del nuovo sono abbastanza evidenti. Compri l'ultimo modello, quindi compri l'ultima evoluzione, se è un modello che è nuovo totalmente o è una, diciamo, un upgrade di un modello sul mercato. E questo è un vantaggio. Dall'altro, sull'usato, specialmente sul nostro mercato dove vedi dell'usato con dei chilometri ridicoli, chiaramente l'affare è dietro l'angolo. Come in tutte le situazioni, insieme all'affare ci può essere anche la fregatura, però su dei chilometraggi così irrisori, secondo me, oggi il rischio è veramente molto basso. Perché vedi delle ottime occasioni di motociclette di ultimi modelli recenti con 3.000, 5.000 km, 8.000 km dopo due anni, è come comprare in effetti una moto nuova. Sì, quello è un vantaggio tutto italiano, perché negli altri paesi questa cosa non esiste. Perché vai sul mercato francese, sul mercato tedesco, le moto vengono vendute con tutti i chilometraggi diversi e continuano a girare moto che hanno 10, 15 anni. Da noi girare con la moto di 10 anni sembra di... Sì, da noi il mercato dell'usato è particolarmente conveniente, tanto sono due mercati che si completano a vicenda, nel senso che anche i concessionari hanno, se non ci fosse l'usato non venderebbero il nuovo, perché comunque loro a fronte di un nuovo credo almeno nel 50% dei casi ritirano un usato, penso anche di più, che vendono comunque garantito certo, però anche è vero, spesso l'usato è molto conveniente perché tendenze anche in linea di massima dopo 3-4 anni una motocicletta vale la metà rispetto a quello, e magari dopo 3-4 anni trovi delle motociclette che hanno 10.000 km, sì. E a quel punto, a meno che tu non sia un fissato, scusa se ti interrompo un attimo, però ogni tanto sul mercato vedi anche delle occasioni di gente che ha sbagliato totalmente l'acquisto e vende delle moto praticamente nuove con chilometraggi 800, sì. 1000 km dell'ultimo modello, quindi
chi ha la fortuna di beccare il momento giusto e il modello che ricerca, fa l'affarone, è inevitabile, no? Però quando compri nuovo, compri qualcosa che hai usato solo tu. Sì. Che userai solo tu. C'è anche, diciamo, la garanzia che se tu hai intenzione di usarla nel tempo, utilizzandola realmente, sai, dal primo momento fino all'ultimo giorno che la stai usando, che gli hai fatto la manutenzione che si doveva, l'hai usata nel modo giusto, e quindi questo ti permette di dire: beh, se io la moto la uso per n anni, chiaramente ammortizzo, sì, la spesa. O sei ricco come Enzo, te ne freghi, per cui la compri, la cambi, perché comunque stava San Dio. Cambiandole spesso ci si rimettono parecchi soldi. Certo. Quando ti tocca. Diciamo che l'acquisto più oculato è quello in cui tu la compri e la tieni un po' di anni. In quel modo lì tu ovviamente ammortizzi la spesa, più il costo. Certo. Stiamo parlando di questioni del denaro, però sì, ma anche poi utilitaristiche, qua dovremmo cazzeggiare un po' di più. Allora Federico, possiamo lasciare la parola al nostro esteta. Aiutami a cazzeggiare un po' su questo. Assolutamente. Argomento. Allora, io, come ebbi modo di dire già alla stampa e agli organi pubblici, la mia moto più recente ha 15 anni. Quindi io sono un motociclista da massimo 10.000 km all'anno più o meno. Dei quali circa... Perché non sono pochi comunque. Sì, però sì, è vero, però io conosco personaggi che conosci anche tu, italiana, che certo, i 10.000 chilometri li fanno in un fine settimana. Sì, ma stiamo parlando di grandi motociclisti. Assolutamente, che salutiamo però. Che salutiamo, ecco. Certo. Ciò premesso, sull'usato o sul nuovo, io ho avuto sia uno che l'altro, non patisco della gelosia, come diceva, come accennava Luciano, di essere il primo possessore della moto, perché poi è un po' parente della gelosia della fidanzata del suo pregresso, tanto tu che sei sempre... però è già più difficile trovare direi impossibile qui vabbè, lasciamo fare, cercherei di dare il giusto peso alle cose, diciamo, ma qui non è argomento, cazzeggiamo ma senza divagare, divagare va bene ma senza, ecco, io allora per tornare a bomba, diciamo, alla mia limitata esperienza, ho avuto moto nuove e poi da lì solo moto usate, perché ho sempre comprato moto comunque più antiche nella concezione, ma per me più ricche di fascino. Ecco. E parliamo di moto con cui giro, diciamo, abitualmente, nel senso di tutti i fine settimana, tempo permettendo. Poi, se chiaramente uno è appassionato di motociclismo storico, è chiaro che lì sull'usato ci deve andare per forza. Ed è anche il mio caso, tranne che per la moto che mi ha lasciato mio nonno, tramite mio padre ovviamente, che quella invece è stata comprata nuova. Questo 70 anni fa, circa, questo Guzzi Astore che ho, che praticamente non uso mai, però è lì con me, che è parte della famiglia. E con questa citazione di Autostoriche passo la palla volentieri all'amico Franco Dando. Bene, così. Se vuoi venire poi qua, così mi sedo lì. No, comunque, certo, mancava solo più Franco, però Franco, da Franco vorrei sia, come dire, un'esperienza personale, sia, come dire, il tuo punto di vista, come hai detto i lavori, cioè come... Allora, l'esperienza personale mia è che ho iniziato a essere motociclista con moto usate, quindi io ho iniziato nel 73 andare in moto, 16 anni, anche prima, 72, e la prima moto nuova che ho comprato l'ho comprata nell'84, BMW 80 GS, nuovo. Gran moto, che ho venduto ovviamente per comprare un'altra, non essendo benestante come altri partecipanti a questa trasmissione. Come l'architetto Randazzo. E la seconda usata, tanto per darvi un metro temporale, l'ho comprata nel 98, una Buell che c'ho ancora, quindi un altro bel fastidio, insomma, come qualcuno dice, però è una moto a cui mi sono affezionato. Ecco, secondo me la moto, anche usata, ha un suo perché. Cioè, io vedo, per esempio, mio figlio ha comprato una Triumph Street Triple nuova e ha dato dentro la vecchia che aveva Street Triple, tramite concessionario. Il concessionario ha trovato tramite web un acquirente che ha visto la moto. Da lì è nato un rapporto diretto tra mio figlio e il nuovo acquirente, che gli ha chiesto come va la moto, come non va, certo. Si sentono ancora, si scrivono messaggini, mio figlio ha trovato il manualetto, gliel'ha spedito. Cioè, secondo me il rapporto di usato, più col privato che col concessionario, certo, in questo caso anche tramite concessionario, può anche essere un modo di vivere la moto in un modo
intenso da un certo punto di vista, quindi certo. Io sposo poi le moto moderne, chiaramente, come diceva Luciano, è difficile trovare il bidone, sono proprio trovi. No, ma cioè, poi io credo che anche c'è un discorso. Posso dire una cosa? Non so se quello che vuoi dire tu, dillo. Probabilmente anche lì il discorso va visto nel mezzo che compri, cioè se il mezzo è un mezzo piccolo con poca spesa e compagnia, probabilmente ci può anche stare. Se devo già comprare una moto che è di grossa cilindrata, lasciami dire un GS 1200 piuttosto che un KTM 1200, sinceramente più la moto è grossa e più sono usato risparmi. Cioè, sì, questo vuoi puoi dire. Risparmiare, ma è anche il rischio è anche alto che tu possa trovare una dico moto. Dico una cosa e poi diamo la linea alla regia. Dilla. Quando prima Luciano parlava di fregatura, credo che nel caso dei motociclisti sia più raro, perché tendiamo a tirarci meno il pacco fra di noi. Poi è ovvio che ci sono e ci saranno. Ma credo che sia più facile prendersi la fregatura sull'automobile piuttosto o su altri mezzi piuttosto che sulla motocicletta. Sì, forse perché la motocicletta è più in vista, vedi i danni che possono avere una moto grossa. No, ma anche perché tendiamo a fregarci un po' di meno, rapporto diverso, sì, perché certo. Ci viviamo più come comunità, no? Rispetto all'automobilista che in realtà è un mezzo di trasporto. Anche perché detto questo, diamo la linea alla regia, poi torniamo con Franco per la parte professionale. Vai. Bentornati, seconda parte del Popolo Remoto, come al solito diamo la linea alla scheda settimanale che questa settimana è dedicata alla Triumph Speed Twin 1200. La nuova Speed Twin 1200 sembra una tranquilla stradale in stile classico, ma su strada si comporta come una sportiva. La prima Triumph a portare questo nome fu presentata nel 1938. Era una bicilindrica a fronte marcia compatta, leggera e veloce, sviluppata dal progettista Ed Turner. La Speed Twin di oggi riprende nome e carattere dell'antenata e sfoggia soluzioni tecniche di ultima generazione. Il bicilindrico a fronte marcia da 1200 cm3 ha 97 cavalli di potenza e 112 Nm di coppia. Ed è lo stesso montato sulla Truxton, ma qui pesa 2,5 kg in meno. La dotazione elettronica prevede l'acceleratore elettronico, il controllo di trazione, disinseribile, e tre riding mode, Sport, Road e Rain, già disponibile nelle concessionarie, a partire da 13.200 euro. Allora, confermo quello che ho detto nella scheda, questa moto mi piace tantissimo. L'avete provata? Luciano, l'hai provata? Questa non l'ho provata. Tu l'hai provata? Non provarla. Federico? Assolutamente sì, ed è una bomba. Saluto tra l'altro l'amico Angelo Festa, che è stato il primo possessore in provincia di Torino ad immatricolarla. Angelo Festa, che è stato nostro ospite qualche trasmissione fa, però l'ha comprata nera e grigia. È benissimo, quella è rossa, ma anche nera e grigia fa... Ma si perde un po', secondo me quel rosso lì proprio le sta benissimo. Molto bene. Comunque, Angelo, non dai diretta perché è elegantissima la tua moto. Ecco, ma poi Angelo è un bel uomo, quindi a prescindere va su tutto. Ma perché ti è piaciuta? Tanto perché uno parte dal concetto che una moto, come dire, almeno il sottoscritto, parte dal concetto che una moto così vada relativamente piano, e invece questa va proprio tanto forte. E infatti è quello che abbiamo detto, cioè aspetto classico, ma sì, moto sportiva. Esatto. Perché ha, questo è il motore che per primo è stato messo sulla Bonneville 1200. Poi è stato rivisto e corretto sulla Truxton, che è la versione, diciamo, con i semi manubri. Sì, certo. E poi questa è praticamente una Truxton con
col manubrio alto. Ed è divertentissima, io mi sono proprio divertito a guidarla, proprio bella, bella, bella. Ed è difficile. A parte l'erogazione, che è, molto, è comunque una moto molto potente, però rispetto alla Bonneville 1200 l'ho trovata molto, molto maneggevole. E poi è dotata di un bel pneumatico, insomma. Insomma, sportivo, una bella forcella, un bel paio di dischi davanti. Quindi amici classici, andate pure senz'altro. Bene, abbiamo, mi raccomando, l'abbigliamento, Federico, perché qui, se volete comprarla non c'è problema. Assolutamente. Tu l'hai provata, Franco? No, questa non ancora. Ah, ah. No. Però una buona, un buon ricordo della Bonneville, della Bonneville SE, sì, della 1200, insomma. Sì. Mi aspetto che sia. La Traxton l'avevi provata? Sì, la Traxton l'avevo provata. Beh, questo è lo stesso motore, solo che cioè, praticamente hai manubrio. E questo non è male per gente di una certa età. Assolutamente, no, no. E sì, sì, perché il semimanubrio, il semimanubrio non è sfruttabile, cioè perché. È molto d'immagine. Col semimanubrio bisogna andare forte, e oggi non si può andare forte. Ma poi bisogna essere anche capace di andarci forte, adesso io lo parlo per me sempre. Quel particolare lì non è. Sì, non è secondario. Secondo... Direi che è primario. Poi vabbè, ci sono gli amanti del semimanubrio, che sono sempre meno, perché comunque le moto col semimanubrio ormai sono. Sì, sono legate alle super sportive. Certo. Ma giro... io proprio provato, quello che ho provato ultimamente è la Katana Suzuki, che è poi un GSX-R di qualche anno fa, sì, con uno per l'altro. È sicuramente molto più sfruttabile per gente normale che va a spasso. Certo. Sono ben pizza, ecco, quindi ben vengono queste moto qua. Sì, tanto in programma, ho ricevuto un comunicato di Suzuki, è in programma un Katana Tour. Sì. Sarà disponibile, andate a vedere sul sito di Suzuki, la Katana sarà in prova. Ma molto in, bene. A parte che credo sia già in prova nei concessionari. Sì. Però è una moto da provare, perché... Credo che non... Qual è la moto che non va bene oggi? Cioè, onestamente, lì è un problema allora, estetico, cioè, sì, io l'ho vista, non è che sia bellissima, è una carità. È un problema non solo estetico, perché ovviamente io credo che per tutti il primo impatto sia, cioè, la scelta. L'impatto visivo sia quello che conta. Sia l'estetica, però poi ognuno di noi ha le sue preferenze da un punto di vista dell'erogazione, del tipo di motore, insomma. Oggi, sì, con tutte le variabili che ci sono, bicilindrici, AL, AV, sì, ma poi 4, attenzione, 3, perché oggi per tutti fanno dei bicilindrici paralleli con una resa che sembra bicilindrico AL, per cui cioè, ci fregano anche un pochino su queste cose, ecco, no? Questa sarebbe una bellissima trasmissione da fare, ma non faremo, è troppo seria, perché troppo seria, dillo ma non la faremo. È meglio l'estetica o la tecnica sulla la tecnica motoristica? Questo però me lo segno, perché interessante. Bravo. Sì. Non l'abbiamo già fatta, perché io ormai ho perso il conto. È possibile che adesso a un certo punto ricomincerò da capo, tanto mi sono dimenticato tutti gli allenamenti. Però fortunatamente essere. Mi li segno, ma ogni tanto vado a vedere. Io credo che a una certa età dico questo è un argomento interessante, poi vado a vedere, l'ho già fatto. E allora, se mi inviterai, ti... Allora, scusate, prendo un appunto. Tecnica o estetica? Senti, Franco, ma l'acquisto delle moto nuove, secondo te, è in qualche modo evoluto? Adesso, al di là dell'acquisto nuovo usato, abbiamo visto più o meno le differenze, ovvio, alcune sono anche abbastanza ovvie, altre meno. Ma secondo te piove? Ma secondo fai pure, te? Comunque, fai pure. Beh, adesso no. Comunque, voglio dire, facciamo parte dell'universo, anche se siamo in uno studio. Sì, in qualche modo è evoluto l'acquirente della moto nuova? Un pochino sì, secondo me, perché se facciamo il rapporto con l'auto, lì c'è stata un'evoluzione enorme, perché è cambiato un po' anche l'approccio che c'ha il cliente con l'automobile. Non si parla più di motore, non si parla più di cilindrato, di potenze, ma si parla di infotainment, si parla di quello che è il dialogo con... Sulle moto fortunatamente si parla ancora di cavalli e di misure di ruote, di pneumatici piuttosto che forcelle, eccetera. Quindi sicuramente l'evoluzione è un po' più lenta in questo senso. Quindi dal mio punto di vista il motociclista è rimasto ancora quello che era qualche anno fa, quindi non vedo una grande evoluzione in questo, perlomeno nell'ambito della moto tradizionale. Ecco. Però si accennava prima, sul discorso tra l'usato e l'altra trasmissione carta web, l'usato sul web oggi ha acquistato molta più importanza. Una volta, quando avresti comprato una moto usata sulla carta, e quando mai? Cioè, compravi una moto usata perché avevi un amico dell'amico, o se andavi in concessionario, no?
Oggi tu giri su internet, vedi la moto, vedi le fotografie, ti fai già un'idea, chiami. Diciamo, l'acquisto dell'usato fra amici o conoscenti è comunque privilegiato. Assolutamente. Certo, però è ovvio che il web ha fornito... Conosco un sacco di gente che ha venduto i propri moto con... Diciamo che il web da questo punto di vista è molto utile, perché se tu cerchi una motocicletta vai su internet e se hai tempo... A te non interessa, per quanto, come abbiamo detto, le compri nuove, ma diciamo, quelli che cercano una motocicletta usata possono fare un raffronto. Ma io mi permetto di dire un'altra cosa. Dici. La bellezza di perdere del tempo a cercarti la moto usata, o la chitarra usata o l'amplificatore usato. Il tempo che è benedetto, bravo, che sottrai, bravo, Federico, che sottrai al dialogo col coniuge, per dire, no? E che passi in quella mezz'ora attaccata, con questa mi sentirei proprio bene. E l'altra persona che ti guarda come fossi nebete. Un'altra? No, sempre la stessa. L'altra no, persona. Un'altra moto. Un'altra moto, certo. Un'altra moto. Per me questo è veramente bello. E anche l'universo di popolazione che puoi conoscere, come le relazioni. Che intensi. Diciamolo, sì. Sarà anche una cosa da ricchi. Però comprare una moto nuova, adesso i concessionari mi uccideranno, ma in qualche modo ha tutta una serie di pregi, ovviamente, che certo. Sono, però è anche un po' scontato, no? Nel senso che vai lì, hai poco da scegliere se non il colore e magari sì, ci sono due o tre versioni, no? Mentre l'acquisto della moto usata, come dici tu, richiede tutta una... No? Ma io voglio ricordare, per esempio, l'acquisto della mia Speed che ho comprato a Faenza. E siamo quasi un'avventura, siamo partiti di mattina io e il mio amico Oscar, che qui saluto, proprietario di numerosi mezzi di trasporto, anche lui, siamo andati a vedere la moto che chiaramente non avevo mai visto prima se non tramite due o tre foto. C'era qualche problemino, la moto era caduta, però arrivi lì, il colore ti piace, cosa fai, non la copri, la carichi e la porti a casa, sempre sperando in bene, e poi alla fine diventa la moto con cui scrivi la storia del rock and roll, chiaramente, non è vero, Franco? Certo. Eccolo là. No, è vero. Certo, e che poi tra l'altro l'ho imprestato pure a questo soggetto, che me l'ha fatta volare per terra. Questo ricordo questa storia qua, era la mia, e appunto. È arrivato un giorno con le orecchie a bacio, mi fa, sai come è caduta la moto di Federico? Infatti io l'ho tenuta e sono andato il giorno dopo in Triumph a fargliela sistemare. Ma era poca roba. Comunque sulle riviste e sui siti web la rubrica più letta per prima è quella di annunci, sicuro. Vedo? Sì. Cioè i grossi numeri per fare nomi, moto.it la fa sulla vendita, sulla rubrica del compravendita. Esatto, sì. Poi la gente da lì va poi a vedere anche le prove, anche eccetera. Le prove. Ma l'arrivo è su quelle. Sulle riviste le prime. Moto.it è diventata poi una testata di informazione giornalistica di quelle credo più diffuse, ma è partita proprio da quello. Annunci. Ed è ancora quello, il suo core business è quello, insomma. E le riviste è lo stesso. Cioè io stesso quando compro una rivista cartacea, quando c'è la rubrica con le foto e gli annunci, vado a vedermi subito quello. Quindi. Va bene, allora direi che abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, perciò nuovo, usata, insomma appunto pregi, difetti, avete ascoltato, scegliete voi. Ringrazio i nostri ospiti, grazie Luciano, Maurizio. Ringrazio Enzo, grazie. Federico e Franco e vi do appuntamento alla prossima stagione, questa è l'ultima puntata di questa stagione, ma speriamo di tornare la prossima. Trovate tutte le puntate su YouTube, per cui se ne avete persa qualcuna andate a cercarle, ci sono tutte. Un saluto ricordandovi che la motocicletta è uno dei motivi per cui vale la pena vivere. In collaborazione con Happy Moto Triumph Torino, GR Motor, Motorex.